uomini ce l'hanno impedito. Andrea Scanzi, che idea hai fatto dei fatti di Bologna? Un'idea molto chiara. Io non ho mai pensato che Salvini se la sia andata a cercare, neanche penso, non ho mai usato credo la parola provocatore, penso una cosa molto più semplice. Credo che Matteo Salvini abbia ottenuto attraverso questa aggressione da condannare esattamente quello che cercava. Salvini cercava due cose, cercava l'aggressione per poi da una parte recitare la parte del martire, cosa che lui fa in televisione più o meno da giorni in maniera ininterrotta, e dall'altra parte raccogliere voti. In questo senso è stato assolutamente bravissimo. Da qui però a dire oddio povero Salvini, a me dispiace molto, condanno la violenza, ma sono fermamente convinto che lui non aspettasse altro, che non vuol dire giustificare la violenza come lui ha sostenuto, tutt'altro, io non la giustifico, dico che Salvini ha ottenuto esattamente quello che voleva e sono sicuro che i consensi dopo quello che è successo sono ulteriormente cresciuti, e questo nessuno mi toglierà mai dalla mente quello che ho appena detto. Salvini. Ma secondo lei io sono uscito di casa alle 8:30 della mattina portando il mio bimbo di 11 anni dalla mamma per andare a farmi sfasciare la macchina e andare a rischio, perché se spaccavano il mio di vetro, io avevo tre ossessi che stavano cercando di entrarmi in macchina, non so come finiva. Non voglio essere drastico, però c'è una persona normale, a prescindere dall'idea politica, che può pensare che per un voto in più o in meno uno metta a rischio la sua incolumità, la sua sicurezza? Perché come hanno sfasciato il vetro, se mi entrava un vetro in un occhio, non eravamo qua stasera in collegamento con la trasmissione, ma ero in un letto di ospedale. Quindi un conto è l'attività politica, io voglio vincere in Emilia-Romagna, perché qua il sistema del PD è fallito, il sistema delle cooperative rosse, il governatore è stato condannato, c'è l'agricoltura in ginocchio, ci sono i terremotati fuori di casa da due anni, Salvini, ora che pagano le tasse, e i Rom no. Perché non ho capito perché questa discriminazione. Sei già ripartito con la campagna elettorale. Tu hai esordito facendomi una domanda. Sei convinto che io sarei stato disposto a fare tutto quello che ho fatto? La mia risposta è sì. Tu sei un bravissimo politico, mediaticamente scaltro. Sei uno che cavalca in maniera pericolosissima la parte più intollerante e arrabbiata del paese. In questo sei bravo. Però non sei credibile quando reciti la parte del martire. E volevi esattamente questo, Salvini. Curati. E questo hai trovato. No, casomai curati tu, perché da quello che dici mi sembra. No, sei tu che hai dei problemi serissimi, caro Salvini. Hai dei problemi serissimi, Salvini. Professoressa, dici delle cose terribili. Quando tu prima hai detto che non ti è mai capitato di essere aggredito, vedi Salvini, se tu dalla mattina alla sera insulti le persone, sei circondato da elettori che nella tua pagina Facebook, non altrove, utilizzano termini come checche rosse, checche comuniste, zingari di merda, esortano al ritorno di Hitler o di Mussolini. Se tu ti circondi di questa gente, il minimo che ottieni è questo, poi non ti puoi lamentare. Era quello che volevo. Replica di Salvini, poi cerco di coinvolgere anche gli altri ospiti. Sono prego qua. Salvini. Scusa, a parte che è delirante. Sì, però non so se hai dei figli. Argomenta, Salvini, non è delirante, non vuol dire ti niente. Sto dicendo, non so se hai dei figli. Uno che ha dei figli e ci tiene ai figli, la politica è un conto, la salute e il futuro è un altro conto. Quindi parla per te se non sai di che cosa stai parlando. Io pretendo di poter dire che secondo me è folle, non è giusto, non è equo che ci siano terremotati e alluvionati in Emilia, a Genova o in Toscana, a cui Equitalia manda le cartelle esattoriali a casa, che devono pagare tutte le tasse, e da anni noi paghiamo le bollette della luce e dell'acqua a decine di questo non significa che si debba andare... L'hai già detto. Allora.